Allora, buongiorno, buongiorno agli amici di Ciao Como. Chiudiamo il nostro tour di oggi con Sotto la pioggia. Adesso ha smesso, ma prima era più forte. Siamo arrivati a Locate Varesino, che siamo proprio al confine tra la provincia di Como e la provincia di Varese. Allora, oggi abbiamo qui il confronto tra i due candidati. Ci sono anche un po' di sostenitori da una parte e dall'altra. I due candidati sindaci di Locate Varesino. Liste civiche, ad iniziare da Sara Galli, che saluto. Buongiorno Sara, Abitare Locate è la lista civica. Buongiorno. Buongiorno, Buongiorno. buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Sono Galli Sara, ho 52 anni, abito a Locate da sempre, quindi ho fatto qua tutto il mio percorso umano, professionale invece fuori. Sono laureata in sociologia e ho un master in diritto del lavoro acquisito presso l'Università La Sapienza di Roma. Lavoro in banca da circa 25 anni. Perché, ecco, chiediamo carta d'identità, perfetto Sara, e perché la scelta di candidarsi? Scusa solo, diciamo solo che abbiamo dovuto lasciare il camper al parcheggio e trovare una soluzione un po' così, diciamo, di fortuna, perché siamo sotto la tettoia davanti al comune e vicino al centro anziani di Locate, perché piove, non è una situazione facile, ha piovuto fortissimo fino a poco fa. Prego Sara. La passione per la politica ce l'ho da sempre, è un patrimonio di famiglia, soprattutto da parte di papà. Quindi ho sempre vissuto a casa il clima dell'attività di partito e l'attività politica. In prima persona mi sono messa in gioco 20 anni fa, candidandomi a consigliere. Quest'anno, diciamo, grazie al gruppo che mi sostiene, sono la candidata sindaco del gruppo Nuovo Abitare Locate, lista civica. Sono stata scelta anche perché ho avuto l'esperienza degli ultimi 5 anni da consigliere di minoranza con il gruppo Progetto in Comune, sempre in lista civica di Locate Varesino. Ho sempre vissuto a Locate, come dicevo, quindi conosco Locate, conosco i locatesi e mi auguro di offrire il meglio delle mie possibilità a tutti loro, assieme anche ai componenti della mia squadra, al mio gruppo. Perfetto, poi ne parliamo tra poco, Sara, anche del tuo gruppo. Il microfono allora allo sfidante, che è Luca Castiglioni, che è il sindaco in carica, che si ricandida, lista civica insieme per Locate. Ecco, tra poco poi magari parliamo Sara e sindaco anche dei vostri gruppi, delle vostre liste. Intanto però la carta d'identità del sindaco. Allora, Luca E perché Castiglioni, hai scelto di ricandidarti? perfetto. Allora, Luca Castiglioni, sono nato nel lontano 66, quindi ho 57 anni, professione avvocato, sono sposato con mia moglie si chiama Milly, due figli, Carola e Francesco. Sono sindaco e sono fortunato di essere sindaco, che è stata una grande opportunità che mi hanno dato i cittadini locatesi di ricoprire questo ruolo, e sono accompagnato in questa avventura da una fantastica squadra di gente sempre molto disponibile. Dai miei assessori, dei miei consiglieri. In questo nuovo mandato ho avuto l'opportunità di avere anche nuove risorse, nuovi ragazzi che hanno nuova energia da affrontare il nuovo quinquennio. Perché mi ricandido? Perché vogliamo continuare nell'azione della nostra amministrazione, nelle azioni positive che abbiamo posto in essere in questo mandato, e per terminare, continuare i lavori che abbiamo intrapreso, che sono importanti. Quindi poi, se avrò la possibilità di entrare Certo, nel dettaglio, assolutamente, potremo spiegarli. assolutamente sì. E continuiamo allora proprio con te, Ok. allora Luca, dopo passiamo appunto a Sara. Il punto cardine, i punti cardine del programma della vostra civica, quali sono? Qua, Allora, intanto, quanti abitanti fa Locate? 4.300. Insomma, devo dire che è un bel paesotto. Ecco. L'obiettivo è Siamo al confine con la provincia di Varese, giusto? mantenerlo sempre sotto i 5.000, perché deve rimanere sempre un paese a misura di cittadino, d'uomo, quindi non vogliamo insediamenti importanti e significativi. Diciamo che le opere più importanti dal punto di vista delle iniziative come opere pubbliche che stiamo portando a compimento c'è la realizzazione del sottopasso, quindi il sottopasso che è stato un importante traguardo che abbiamo raggiunto, che abbiamo già iniziato con la precedente amministrazione. Oggi i lavori sono già, diciamo, sui 3/4 dei lavori che devono essere fatti sono finiti. Settimana prossima ho un incontro con il Presidente, danno come tempo di realizzazione, quindi per terminare i lavori, tra ottobre e dicembre della fine dell'anno. Poi a seguire inizieranno i lavori del sovrappasso, per i quali c'è già stato un finanziamento da Regione Lombardia di 2 milioni, che quindi è già stata finanziata
interamente l'opera. Abbiamo altre tre opere che sono pronte in cantiere che inizieranno. Una è la sistemazione delle vie che sono Sant'Antonio e Sant'Agostino, quindi il centro storico, che è un progetto di rigenerazione urbana per il quale abbiamo ottenuto anche qua in questo caso un importante finanziamento dalla Regione Lombardia per 380.000 euro e quindi vedrà la luce. Abbiamo firmato in queste settimane i contratti con le imprese e quindi stiamo solo cercando di approntare il cantiere, perché ci sono tutte le problematiche dei residenti, gli abitanti, come sistemare tutto. Un'altra opera importante che vedrà la luce sarà la prosecuzione della pista ciclopedonale lungo via Battisti, che prevede il completamento fino a Tradate, quindi anche questo è un altro passaggio importante della messa in sicurezza dei pedoni sulla via Battisti. Un'altra opera per la quale stiamo adesso in gara, quindi presso la stazione appaltante della provincia di Como, è la messa in sicurezza degli argini del Gradaluso. Grazie a un finanziamento dello Stato abbiamo ottenuto 600.000 euro e vedranno proprio la messa in sicurezza degli argini del Gradaluso. Perfetto. Mi fermo perché mi sembra che dal cenno stavo andando oltre. Perfetto, sentiamo anche Sara. È chiaro, Sara, che ovviamente chi è in carica è più avvantaggiato, va da sé, questo è ovvio. Però la domanda è: se i luratesi dovessero scegliere appunto Locatesi, ho sbagliato, da stamattina sono in giro, in effetti ho sbagliato. Se i Locatesi dovessero scegliere Sara, che cosa garantisce, quali sono le tue proposte? Questi devi finirli. Sì, esatto, infatti. Queste le devi finire. Allora, l'introduzione sarebbe stata per forza di cose quindi la chiusura dei lavori del sottopasso, che anche se è un'opera di ferrovie incide sul nostro comune, quindi comunque è importante. Perché in effetti anche qui c'è la ferrovia, giusto? Sì. La ferrovia che taglia il paese. Milano-Varese. È a Milano-Varese, esatto, quindi ovviamente un po' di qualche disagio immagino, vero? Ecco, esatto. Sono 50 anni. Sì, ci sono due passaggi a livello che verranno eliminati grazie a questo lavoro. Eliminati, perfetto. Esatto, successivamente però, ci sono gli altri. È chiaro che dal punto di vista proprio burocratico, giustamente, bisogna portare avanti questo discorso. Però che cosa senti di dire? Allora, le cose che ci caratterizzano, i progetti che ci caratterizzano riguardano essenzialmente quello che qualcuno di noi ha identificato un po' come il sogno, quindi di mettere in primo piano il parco e la villa Catenacci, quindi che è un bene che è stato acquisito 20 anni fa dal comune di Locate Varesino. Sono già stati fatti diversi lavori per la messa in sicurezza, però il nostro sogno è quello di rendere una struttura agibile, soprattutto messa a disposizione degli anziani del paese. Ovviamente sappiamo che è un sogno perché la struttura è vincolata, quindi ci saranno tanti passaggi da fare, tanti colloqui da fare con la sovrintendenza, però se non si sogna non si possono nemmeno mettere in pratica le grandi idee. È un'idea. Ce n'è un'altra, c'è qualcos'altro che caratterizza il vostro programma? Ripeto ancora, Sara Galli, abitare Locate. Ovviamente poi anche la piazza, abbiamo inserito nel nostro progetto anche quello che è il percorso che dalla piazza porta al semaforo, perché abbiamo passeggiato il camper. Okay. Esatto, quello, il marciapiede, perché comunque da anni che non ha una manutenzione straordinaria, e anche proprio la piazza una volta era bello, c'erano i sanpietrini, è vero che è costoso, che è oneroso, però tra i sanpietrini e l'asfalto forse qualche miglioria, qualche pavimentazione di pregio la si può individuare. Tra l'altro colgo l'occasione per dire, non c'entra nulla con quello che stiamo facendo oggi, che qua vicino, proprio poco oltre il comune, c'è il luogo e la targa che ricorda la morte di Sebastiano Di Me, carabiniere di Como, del reparto operativo, che qui 30 anni fa stava facendo un'indagine con un gruppo di rapinatori, era stato proprio ucciso qua, ve lo ricordate immagino, Sara? Il 6 luglio viene noi. Esatto. Prego. No, giusto, perché volevo precisare, visto che lei ha fatto questa precisazione, questo appunto, visto che ogni anno il 6 luglio come amministrazione comunale ricordiamo sempre la presenza sia della moglie e anche questo momento che ha coinvolto in modo significativo la cittadinanza di Locate, certo. Veramente una cosa. Ok. Allora Sara, sì, anche tu me lo dicevi, mi hai fatto vedere appunto, abbiamo visto la targa che ricorda il maresciallo ucciso brutalmente qui a Locate Varesino. Però Locate Varesino non è solo questo, è anche tanto altro. Abbiamo sentito quelli che sono i vostri progetti e poi i temi caldi sono quelli dei giovani, degli anziani, insomma della terza età, la viabilità e magari anche il verde.
c'è qualcosa in modo particolare? Io vi butto lì i temi che voi volete approfondire, Sara? I temi che hai detto sono tanti e sono sì, importanti. Lo so. Per quanto riguarda giovani e anziani, diciamo che innanzitutto la nostra attività, qualora fossimo scelti dai cittadini di Locate, sarà un'attività inizialmente di ascolto, perché è vero, abbiamo tante idee nel nostro programma, però è bello condividere le nostre idee anche per valutare la situazione che c'è già. Li state già seguendo in questi giorni? Li state già sentendo sì, i cittadini? Sì, siamo già, abbiamo già fatto un primo evento sabato scorso di presentazione della lista e poi ci faremo vedere in giro. Abbiamo già in mente il nostro programma per ascoltare i giovani e gli anziani. Quindi, ripeto, la prima attività è un'attività di ascolto per capire quello che c'è da fare e quello che c'è da mantenere, perché ovviamente ci sono tante realtà che comunque devono continuare a esistere. Poi per quanto riguarda i più giovani abbiamo diciamo idee per tutte le età, quindi dal ripristino del bosco dei bambini e delle bambine per i nuovi nati, poi per quanto riguarda i ragazzi un po' più grandi abbiamo in mente tante attività, anche queste però vanno diciamo poi messe diciamo a confronto anche con quelle che sono le esigenze dell'istituto scolastico, quindi attività di dopo scuola, quindi ampliare quello che c'è già, le attività di dopo scuola, le attività del dopo scuola, diciamo post scuola e poi anche del periodo estivo. Poi sempre per i giovani, ma non solo, ci sono anche le strutture del centro sportivo, anche lì negli ultimi 20 anni sono state fatte tante attività. Non è ancora tutto finito, lo sappiamo entrambe le parti, perché comunque le attività da fare sono diverse, i soldi non sempre ci sono per tutto. Quindi ti ho buttato lì, allora, giovani e anziani abbiamo detto, viabilità c'è qualcosa che... perché voi siete su un tratto importantissimo, ne abbiamo parlato prima, sì certo delle ferrovie, ma anche... La strada è una strada estremamente trafficata, che comunque è provinciale, sì. E quindi la competenza del comune arriva fino, mi pare, a un certo punto e poi si deve fermare, giusto? Esatto, infatti. Almeno per la provinciale, poi dopo non so. Sì, sì. Un punto critico, che anche questo è noto a tutti i locatesi, è quello della rotonda, della cosiddetta rotonda Lidl, perché comunque è stretta, non è probabilmente fatta a regola d'arte e quindi sicuramente necessita di un intervento, che però non coinvolge solo il comune di Locate. Così come non coinvolge solo il comune di Locate, gli accessi sulla Varesina, sia qua al semaforo, sia dall'altra parte in via Garibaldi. Okay. Allora, alcuni punti toccati con Sara, sentiamo anche Castiglioni. Io ho buttato lì diverse cose, sì, però magari se vuoi focalizzarti, ho detto no, giovani, beh. Anziani, anziani terza età ovviamente. Se, dopo magari... E poi, ecco, dal punto di vista viabilistico in effetti anche... Okay. Allora. Volevo ripetere quello che diceva Sara in ordine a quello che hai definito il sogno, no? Il sogno che è quello dell'intervento sulla Villa Catenacci. La precisazione che vuole essere veramente un momento anche di confronto e sì, sì, non vuole essere sicuramente un momento per fare delle polemiche, però presentare un progetto dove si dice che viene recuperata l'area delle scuderie, no? Che viene così definita, quando già sanno che la sovrintendenza ha già notificato ad alcuni consiglieri della loro posizione il diniego, perché questo è un bene che è sottoposto a vincolo della sovrintendenza, cosa vuol dire? Che ogni tipo di attività, qualunque essa sia, dalla minima manutenzione al taglio della pianta, a qualunque tipo di intervento strutturale, deve avere l'autorizzazione. Okay. Questo progetto che prevede la demolizione del muro e l'abbattimento di una cascinetta con la realizzazione della piazza è un parere, è un progetto sul quale la sovrintendenza ha già dato un diniego secco, quindi è irremovibile, è un qualcosa che non si può fare. Ciò detto, torniamo a noi, quello che volevamo dire, 3 punti, quindi anziani, giovani e viabilità. Allora, per quanto riguarda gli anziani... secondo me una cosa che voglio dire, che ne vado fiero perché mi ha arricchito anche umanamente, è stata quella di poter ogni anno, io faccio, nel momento in cui i nostri nonni diciamo, compiono gli anni, io saltuariamente, quindi nell'arco del mese, vado a trovare queste persone che compiono gli anni, che vuole essere un gesto non solo di riconoscimento, è un momento in cui andare a incontrare gli anziani, ma anche un momento per capire quelle che sono le esigenze, le realtà della famiglia, quindi in quella rete familiare, quali sono i bisogni, se c'è la necessità del SAD, se c'è la necessità del buono pasto, quindi per capire quali sono effettivamente le reali esigenze dei nostri anziani. Quindi su questo è un punto che ci tengo e mi fa molto piacere poterlo dire anche questa sera.
Parallelamente a questo noi abbiamo già fatto uno studio di fattibilità che prevede il recupero di un'area già di proprietà comunale per realizzare quella che mi sembra che ci sia condivisione anche da parte di Sara, di una struttura per i nonni, che chiamiamo la casa dei nonni, l'asilo dei nonni. Quindi su questo c'è, il problema è quello dell'individuazione dell'area. Per quanto riguarda i più giovani invece ne abbiamo fatto tanto in questi anni perché abbiamo partecipato ad un bando regionale, quello che è stato fatto a Regione, quindi sia nell'anno 22-23 abbiamo ottenuto questi finanziamenti. Questo ci ha dato la possibilità di fare? Di riuscire a creare una rete con tutte le associazioni, cioè noi, il Comune ha firmato un protocollo con tutte le associazioni sportive, sociali, culturali, la parrocchia, anche la scuola, e abbiamo insieme individuato delle iniziative che abbiamo coinvolto tutti i ragazzi, dalla fascia dai più piccoli fino a 17 anni, 364. Riuscite a coinvolgerli? Abbiamo fatto delle iniziative dal basket allo sci, alla scuola, quindi anche tanti progetti, ad esempio della scuola, abbiamo potuto realizzare, abbiamo incrementato il piano dell'offerta formativa grazie a questi interventi. Okay. Quindi credo che questo sia un importante segnale. Al di là della ordinarietà, cioè intendo dire per ordinarietà, il contributo che noi diamo più o meno all'asilo 50.000 euro all'anno di contributo, che divido gli 80 bambini, sono 600 euro a famiglia, che è un contributo indiretto che noi diamo per calmierare. Okay. Lo stesso vale per la scuola col piano di diritto allo studio, che tutte quelle che sono le istanze che arrivano da parte della dirigente sono sempre state totalmente recepite sia da parti locate ma anche dagli altri comuni, quindi voglio dire massima disponibilità. In questi anni poi ho avuto la possibilità di incontrare i ragazzi della terza elementare che vengono in comune, è un primo approccio con l'ambiente e l'amministrazione comunale per capire come funziona. Facciamo con i diciottenni, incontriamo i diciottenni, diamo la Costituzione e quindi questo è un altro momento di confronto. Veniamo alla viabilità. Ecco, viabilità, sì, viabilità. Allora, noi dobbiamo partire da un punto, che la via Resina, oggi sulla Varesina, è un dato che è questa, passano circa 25.000 macchine al giorno, che è un dato incredibile. Siete più o meno a livello di Mariano, l'altro giorno eravamo a Mariano e anche lì... 30.000. 30.000, bravo. Esatto. Siccome parlavo con Vani, abbiamo questo problema. Infatti. Il concetto qual è? Che noi qua dobbiamo trovare una soluzione per alleggerire il traffico e in modo particolare dobbiamo alleggerire il traffico, no? Il traffico pesante. Io settimana scorsa ho fatto l'ennesimo incontro che faccio in Pedemontana, dagli Est e Battino Busco, con il quale abbiamo già, secondo me siamo addirittura d'arrivo sulla progettazione della Varesina Bis. Che cos'è la Varesina Bis? Dall'uscita della Pedemontana di Mozzate è la strada che collega Mozzate, Carbonate e Locate, quindi è già stato fatto uno straccio di quello che era il progetto taglia, complessivo, esatto, quindi viene fatto da Tradate a Mozzate, quindi nell'anno 24, passando via il centro collega le tre zone industriali, passando quindi 24, campi, anno campi. 24, inizio 25 non saranno finite le progettazioni, 26-27 sarà fatta l'opera. Ok, allora questi sono alcuni punti cardine sicuramente. Abbiamo sentito, allora passiamo un po' un attimo ancora a Sara. A questo punto Sara, per chiudere il nostro incontro, ricordando ancora Sara Galli, candidata a sindaco, Abitare Locate. L'incontro con i candidati di Locate lo facciamo, ripeto ancora, qua sotto il portico del comune, perché prima diluviava e quindi adesso ha smesso. Abbiamo portato il sole. Sole no. Allora, abbiamo portato che ormai... Sara, senti, per chiudere, rivolgiti ai concittadini, ai locatesi appunto, perché scegliere Sara? Le proposte in parte ovviamente le hai dette, ci saranno i social ovviamente per l'approfondimento, e poi il tuo gruppo, se ci vuoi dire qualcosa del gruppo che ti assiste, Sara. Allora parto dal gruppo. Parti dal gruppo. Perché così è più facile. Sì. Alcuni sono qua. Qualcuno è candidato, qualcuno è qua in rappresentanza magari del figlio candidato. Sì, allora il tuo gruppo, ok. Quindi è un gruppo omogeneo, nel senso che ci siamo trovati bene al nostro interno, qualcuno ha partecipato alla costruzione del gruppo da sempre, quindi ha una lunga storia anche di amministrazione, altri invece si sono aggregati più recentemente e devo dire che coloro che si sono aggregati negli ultimi tempi sono coloro che hanno portato entusiasmo, perché comunque io sono vent'anni che perdo e quindi è bello avere qualcuno che invece ha l'entusiasmo e che ci dice magari quest'anno è la volta buona, ci sono io col mio sorriso, con le mie idee, con la mia simpatia e vediamo che questo, come oggi è uscito, è terminata la pioggia, arriverà anche il sole su Locate Varesino, anche se c'è già il sole però.
Ecco, e poi ecco l'appello tuo personale come candidato sindaco ai L'appello mio cittadini. perché Più di comunque 4.000 sono, più di 4.000, quindi devo dire un numero importante. sì, più di 4.000 abitanti abbiamo, ci auguriamo, presumo anche Luca e tutti, che ci sia una grande partecipazione al voto. È importante L'altro che, tema è quello dell'astensione. Sì, esatto. esatto, che tutti partecipino, perché comunque partecipare significa scegliere comunque un progetto che sia il mio o sia quello di Luca, comunque si sceglie. Ovviamente sappiamo, ho detto prima, dobbiamo parlare con i giovani, con gli anziani, dobbiamo parlare anche con coloro che magari non si presentano alle elezioni perché non hanno trovato in nessuno delle due liste dei momenti in cui, dei punti in cui ritrovarsi. Quindi io mi appello, chiedo di votare, di votare me, di votare i miei compagni e le mie compagne di lista, perché abbiamo nuova energia, abbiamo tanto entusiasmo. Qualcuno ieri mi ha chiesto: ma sei sicura di volerlo fare? Sì, Sì, perché ormai non puoi più ci tirarti ho indietro. pensato per tanto tempo, non ho dormito qualche notte, so che la responsabilità, alcuni continuano anche a dirmelo, è tanta, perché comunque conosco il lavoro che ha fatto Luca, e conosciamo sei uomini e sei donne, più io, quindi siamo sette donne e sei uomini. Spostiamoci leggermente qua perché abbiamo qualche problema di connessione. Ecco, leggermente, ok, perfetto, tanto forse ha smesso di piovere. Non abbiamo sentito gli ultimi 20 secondi che avevamo avuto problemi di connessione, gli ultimi, quindi dicevi Che uomini e donne. siamo un gruppo omogeneo, perché siamo sei uomini, sei donne, più Ok. io che sono la settima donna, quindi anche da questo punto di vista c'è la Perfetto. perfetta parità. Molto bene, grazie Sara. Allora chiudiamo con Luca Castiglioni. L'appello, Luca, come ha fatto Sara, ai vostri concittadini e magari parlami un po' I miei ragazzi qua. dei tuoi ragazzi, della tua lista. Ok, L'appello, prego. vabbè, l'appello chiedo a tutti i cittadini di rinnovare la fiducia che mi hanno dato in questi anni, perché vogliamo ovviamente completare tutte le opere che abbiamo iniziato e quindi continuare nella buona amministrazione. Sono anche fortunato di poter dire che nella mia lista, oltre ai ragazzi che mi hanno accompagnato in questo quinquennio, che è stato un quinquennio difficile con il Covid e quant'altro, non è stata proprio una passeggiata, tra virgolette, come si dice, quindi grazie anche a loro, la loro partecipazione, la loro presenza, la loro competenza, ai miei assessori, da Michela, della Daniela, da Sergio che oggi non c'è, anche tutti gli altri, ah, sì, anche da tutte le altre consiglieri che non sono qua presenti. Devo dire che sono anche molto contento e orgoglioso di poter dire, lo dicevo settimana scorsa in un incontro con i sindaci, quando